Buongiorno. Ciao. Mia moglie è giornalista. Buongiorno. Faccio fatica a mandare il sangue fino a qua giù. Uno dei boss più anziani e neote. Ci abbiamo vari riferimenti, i boss anziani importanti. Manti, altro compagno tratto dal PD. Siamo. Buongiorno Presidente. Bello Presidente. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Presidente. Piero, queste sera ti devono stringere la mano assolutamente. Questa è una mia.
Ancora non ho fatto niente, cerco di impegnare. Aspetta un attimo di rappresentare. Grazie. È la moglie del mio carissimo amico. Grazie. Lui è referente del mercato che ci guiderà. Siamo ritornati in Italia. Faccio qualcosa per i giovani che hanno lavorato. Della filiera che è stata
messi in campo. Bisogna anche riconoscere la cosa, visto che lei è stata la seconda carica dello Stato. L'ultimo governo, diciamo, ha fatto tanto per l'agricoltura. Però nel solco, diciamo, che è stato intrapreso, il lavoro che è stato iniziato va continuato. Non basta, se si ferma così, diciamo, al senso di un computer. Siamo in mezzo al vado. Sì. Dobbiamo scegliere. No, è stato fatto tanto, perché ci sono adesso dei progetti per il ripopolamento delle aree interne, che poi. La partita di barca. Quindi io credo che si possa fare. Non servono soldi, serve soltanto una strategia. Sì, strategia e unità di intento. Noi cercheremo di portare avanti questo. In bocca al lupo. Grazie, grazie mille, buon lavoro. Grazie, grazie. Buon risultato, la metto sul giornale della FAO. Ecco qua, la FAO è contenta. Ah, è il mio, guarda, abbiamo lo stesso. Che bello, la società, la società. La sigla a sigolo. È il sigolo a sigolo. Ecco perché ci manteniamo. Bravo lui. Noi siamo una cooperativa tecnica, una cosa. Io ho visto che
questo poi c'è questo posto. Tra l'altro lui è un ottimo se non vuole assaggiare lì non temo rivali. Adesso sto scherzando, si c'è la vita. È un prodotto sì. Quelli cani, l'acidità è bassissima, io adesso in canale ho iniziato a raccogliere molto quest'estate, sono iniziato poi a togliere olive e cinematica, quest'estate me ne raccogliere. Hanno imparato anche in Puglia, ho sentito che anche la Puglia se vendessero solo il loro prodotto, non è quello che dicono che è mischia, è quello che lo fa il produttore poco, che riguardo è sì, però non so, è difficile, per noi andrebbe bene. Se in passato mi occupavo della repressione di anche però io da quel poco che posso vedere io proprio a livello terra terra è difficile, è veramente difficile. C'è una sostenibilità economica che è difficile. Sì, servirebbero che sì. Molto seguito. Sarà bene praticato in questo paese. Sì. È stata una benedizione. E lavorano se mi prende questo è rifatto scusi signore poi adesso sogliole bene l'odore l'odore è buono, l'odore è buono, io me ne intendo. Rimettere insieme università e industria, università e economia della ricerca, perché ha perso proprio troppo. È una divisione, riportarla sulla stessa come si può fanno tutte le regioni, anche a livello nazionale la stessa cosa l'abbiamo fatto. Grazie Presidente. E poi la lasciamo lì. Proviamo al parco combattivo. Grazie, bocca al lupo, dopo aver letto questa intervista e la visita, questo lo danno giusto. Grazie.
Presidente, ieri stamattina non c'è un tempo. L'intervista con l'azienda, con l'intervista, io sono un storico. Non è facile che le mie affidi a qualche cosa. No, esatto, io sono terrorizzata più da Maria che dalla campagna elettorale, che ti vedi? Parco è qua vicino. Sì. Qualcuno che deve poi prendere la decisione finale si deve essere. Chissà lei. Ma io non voglio fare i concordi nella vita. Alleanza con i 5 Stelle, sì o no? Ah, lei ci ritorna! Ritorna! Camminare rischio e parlare tosta! Una! Qui a questa zona qua è bellissima. Cosa c'è qui a sinistra a questo punto? Ma i prezzi non avete idea. Non sempre visitato. Commodissima. Sì. C'è un migliorario. Questa bellissima iniziativa. Tanto noi la ringraziamo. Ora noi abbiamo condiviso questa giornata con tante realtà che vengono fuori di città che veniamo noi e sono tutte le realtà che a noi c'è dentro ci danno la mano costantemente, senza la quale non potremmo prendere. Noi siamo un piccolo comitato, gestiamo e puliamo totalmente da soli questa area verde dal 2013. Le attività vanno dall'apertura dei cancelli tutti i giorni della nostra vita, Capodanno non esiste come non esistono ferie in questo senso. Prendiamo cestini, prendiamo l'erba, ora stiamo mettendo le pancine, facciamo le curature non di alto fusto rischio. Cerchiamo di mantenere le fontanelle, no, esiste un sistema di irrigazione. Che cerchiamo di mantenere e in tutti questi anni diciamo che la difficoltà più grossa naturalmente ha a che fare con la burocrazia, però in questi anni abbiamo sempre trovato un dialogo, in qualche modo trovato poi la collaborazione fino in maniera molto onesta all'ultimo e in particolare dal 3 agosto si sono venuti il governo, tra l'altro approvava la nuova legge sul volontariato che dava delle indicazioni che ci avrebbe aiutato. Il comune decide di approvare un nuovo regolamento qui alle associazioni e anche ai singoli cittadini chiede prima di tutto una doppia assicurazione. Noi l'abbiamo sempre pagata, cioè per essere un comitato legale noi abbiamo pagato una registrazione all'Agenzia delle Entrate per 30 euro, un'assicurazione tutti gli anni 300 euro. Per comprare i sacchetti, un rotolo di sacchetti da 10 cestini costa 10 euro, per cui vuol dire un sacchetto da 50 euro a settimana. Loro ci hanno raddoppiato il costo assicurativo e più ci impongono. Perché l'assicurazione si deve fare col comune? Perché l'assicurazione che dovrebbe pagare il comune, in realtà il comune non la paga e se noi vogliamo essere tutelati
io in qualità di presidente ho una responsabilità penale civile, se qualcuno mi fa male io rischio personalmente, allora la sicurezza si è stata a fare, perché qui ci sono dei bambini, ci sono anziani che ci stanno, noi non possiamo mettere in rischio le persone, quindi abbiamo sempre pensato che fosse giusto. Abbiamo pensato il comune di Roma è in difficoltà, siamo cittadini, vogliamo che questo parco sia un luogo che continui a vivere per la cittadinanza e quindi lo facciamo, ci sacrifichiamo. Però il doppio dell'assicurazione no, però di chiedere al comune di Roma di essere autorizzati a fare un'operazione di manutenzione quando voi siete a terra, qui non fate niente mai. Perché addirittura ti devo essere autorizzata? Esatto, c'è il problema dei 30 giorni. C'è il problema dei 30 giorni. Loro 30 giorni. Loro ce lo chiedono. La chiesa stessa deve essere 30 giorni. Di 30 giorni. Dobbiamo dichiarare il numero di partecipanti. Dare un documento per ogni azione che noi facciamo. Anche per la manutenzione giornaliera. Allora, esiste l'alternativa. Prendi in gestione il parco. Peccato che le richieste del comune di Roma rispetto alla gestione del parco sono più onerose di quelle che fa il servizio giardini. Perché lo fa passare come concessione. Come se io fossi non solo, è come se fossi un esercizio commerciale che da questa opportunità fissa degli standard di qualità alti. 12 tagli dell'erba all'anno. 10 tagli dell'erba, le spazzate spazzate per le superfici parlamentari 3 volte la settimana, la pulizia dei cestini 3 volte la settimana, la guardiania del parco. Noi siamo volontari, non possiamo permetterci di fare la guardiania. No, no, in cambio metto sul tavolo il controllo, cioè verifica i livelli di standard, i livelli di servizio. Allora, se non rispettati si dice di levare la guardia. Noi ci siamo seduti a un tavolo dicendo ok, facciamo una proposta di gestione dove noi ci prendiamo dei impegni, che sono quelli che le nostre forze si possono fare. No, chiediamo al comune di prendersi una portata, la bussatura degli altri, giusto, la manutenzione straordinaria. Il comune ha sempre detto no, noi non prendiamo impegni. Se interlocutore diretto. L'assessore dell'ambiente. È avvenuta in questo parco. Noi gli abbiamo sottoposto un progetto di gestione condivisa secondo un principio di sussidiarietà orizzontale. La Costituzione. Erano 8 pagine, 10 pagine di progetto e ci è stato rifiutato per un punto che è lungo una riga e mezza. Ovvero noi abbiamo chiesto di non pagare l'occupazione di quello pubblico nel momento in cui abbiamo bisogno di mettere un pacchetto per fare una raccolta fondi. Perché noi i soldi da dove li prendiamo se non li prendiamo dalle raccolte? Questo è un parco che è assolutamente autogestito anche economicamente. Noi facciamo le raccolte fondi, poi lei si può immaginare che noi non facciamo le raccolte fondi, spesso non ci arriviamo, per cui per chi gestisce un parco è autotassazione continua. Ora abbiamo fatto ricorso al Comune di Roma, abbiamo comunque tirato fuori 1.800 euro per fare un ricorso al Comune di Roma che bastava che ritirasse un modulo che era palesemente sbagliato. È talmente palesemente sbagliato che il prossimo martedì la Commissione Ambiente ha messo al punto dell'ordine del giorno la discussione sul regolamento dei beni comuni, dopo che per 6 mesi ci ha fatto dannare e non ha dato nessuna risposta. Lo mette all'ordine del giorno senza chiamare un cittadino. Venerdì a Roma è nata la coalizione per i beni comuni, perché noi vogliamo un regolamento per la gestione dei beni comuni. Come stanno fatto in altre città? Bologna. Sono partiti da Bologna. Lo facciamo con la stessa organizzazione che l'ha presentato. L'APSUS. L'hanno approvato 140 comuni ormai. Esattamente. Non ci sembra di chiedere l'impossibile da questo punto di vista. Questo è un processo bellissimo di gestione dei beni comuni, degli spazi urbani, la soluzione. Cittadinanza attiva che si occupa del bene vissuto delle persone. Noi qui abbiamo organizzato 3 campi di volontariato per la ragazione. Quindi sono venuti i ragazzi da tutto il mondo. Ci siamo trovati nell'assurdo per aver mandato una richiesta di pulizia di questo parco all'indirizzo mail sbagliato di stare 15 persone che venivano dalla Corea, dalla Costa Rica, dalla Russia, a cui noi dovevamo spiegare perché il Comune di Roma, non occupandosi di un posto, non ti autorizza a fare quello che abbiamo avuto fatto. Ragazzi della Russia e dell'Ucraina insieme nel periodo in cui le tensioni politiche. Abbiamo avuto il presidente di Amnesty International, cioè l'esperienza di... Non li abbiamo potuti portare qui a pulire perché avevamo fatto la richiesta sbagliata. Questo è quello che viviamo. E per noi ci sono tante realtà, io mi permetto un posto prima di presentare le protezioni civili. Salve, piacere, presidente. Grazie. E noi siamo mia figlia.
noi siamo nella stessa situazione loro, perché noi avevamo inventato qui un po' di protezione civile all'interno delle istituzioni di Ottavo, nelle voci, praticamente ci hanno messo a bando la sede, intanto non mettendo le regole giuste, chiedendoci di fare i traslochi, di pulire i tubini, di stare a disposizione delle forze dell'ordine, quando la regolamentazione della protezione civile sa bene che non è così, cioè noi veniamo attivati dal COC, dal centro operativo comunale o che cosa, e quindi Brigata Garbatella ha deciso di partecipare a questo bando fatto dai 5 certo. Stelle, che oggi noi neanche abbiamo un presidente di municipio, perché siamo commissariati ormai da un anno e passo, dietro. Io sono anche il presidente regionale di un coordinamento e praticamente abbiamo fatto la riunione con la sindaca dove lei si era preso, lui è uno degli inventori, del polo di protezione civile del municipio Ottavo. L'abbiamo fatto 3-4 anni fa. L'abbiamo fatto nel 2012, una grande cosa, che era un primo polo che prendeva le associazioni del territorio, le metteva insieme e le faceva lavorare nel proprio territorio, quindi nelle conoscenze del territorio. Perché non si può fare più? Perché ad oggi dobbiamo pagare un'assicurazione di un bene del comune di Roma. Dobbiamo pagare la luce, che noi ci siamo nelle emergenze, non è che viviamo noi. Poi ci hanno chiesto nella regolamentazione che dobbiamo, come ripeto, che dobbiamo fare i traslochi, dobbiamo pulire i tombini, a disposizione dei vigili del fuoco. Il Dipartimento Nazionale, io essendo un vicepresidente nazionale, oltre che il presidente di Brigata Garbatella, ho scritto al Dipartimento Nazionale, che ha risposto al comune dicendo: guardate, che questi non sono compiti del volontario di protezione civile, ma cosa vi chiedete? Nessuna risposta, hanno continuato col bando e noi abbiamo deciso di non partecipare. Il nostro socio per fortuna ha una palestra qua e ci ha ospitato Città Futura nella loro sede, però qui ci sono due fattori. Uno, che il volontariato è ricattato, perché io dove metto tutte le attrezzature, io ho 3 mezzi, abbiamo 2 motopompe, noi siamo gente attiva. A livello nazionale siamo stati, io sono stato il capocampo con i miei ragazzi assommati ad Amatrice, siamo stati a Norcia, siamo stati a Cascia, io ho fatto Emilia Romagna, all'Aquila, quindi siamo gente esperta, non gente che dici non sai cosa fare, ok? E che io mi sento pure il dovere di dire che va sfruttata, no? Per la nostra città, per i nostri territori. Certo. In più sono un po' indignato, anche sono delle lì perché sul contratto non posso, sono dipendente di Roma Capitale. E di questo ne soffro, perché mi sento una risorsa nel mio tempo libero. Io sono uno degli ultimi cuochi di asilo, lo faccio fuoco da 40 anni. Fuoco d'asilo. E lavoro in questo municipio anche, quindi. E quindi lasciare anche la sede, che è istituzionale, che è stata un'invenzione fantastica, perché sì. C'era Ares 118 e noi contro le protezioni civili. Abbiamo fatto questa sede per la protezione civile e in più abbiamo fatto un accordo di stazione di ambulanze affinché la popolazione del municipio 8, che oscilla tra il CTO e il Sant'Eugenio, avesse una postazione nella zona Ballarin, che conosci abbastanza bene, una postazione più rapida per far arrivare l'ambulanza in tempo rapido. Da lì potevano fare in un raggio arrivare in 5 minuti. A noi sembrava una cosa geniale, loro erano sistemati, abbiamo dato le strutture e tutto. E invece le amministrazioni successive hanno cominciato a creare dei problemi sui bandi, su questo, su quest'altro, tutto quanto, invece era una realtà conosciuta, non è che poi ci fossero state altre associazioni che diciamo avessero detto quale difficoltà, cioè ci voleva un po' di logica, un po' di elasticità secondo me. Purtroppo è meno burocrazia, e quindi sì, questo quadrante di Roma c'ha un presidio in meno, e questo è un peccato. Purtroppo alle volte c'è la paura dei burocrati di fare delle cose che dovrebbero essere discrezionalmente di buon senso, a non farle per paura o per altri motivi. La cosa più brutta è che pensare che tutto quello che è passato, lo dico in romano, io sono trastevere di nuovo, fa schifo, non è così. C'è qualcosa che o è migliorabile o che serve ancora di più di quello come la penso io. Perché io non ho tutte le ragioni del mondo, non sono una persona che posso dire io la vita in sacco. Detto questo, noi rimaniamo nel nostro territorio, come abbiamo collaborato molte volte anche con i ragazzi di Giovannipoli, perché ci sembra giusto, perché il volontariato si deve intersecare insieme, non si deve cercare di fare figlio o figliastro o dislegarlo. Anche qui ci serve noi
però che lottiamo per le cose regolari. Bisogna anche io richiedo anche i controlli sulle mie associazioni, perché mica tutti siamo bravi, cioè io lo dico, sono onesto, nell'onestà si campa, di disonestà si muore e si sopravvive, io la penso così nella mia vita. E devo dire che il nostro lavoro è quello più impegnativo, perché poi è il contatto col cittadino, nelle emergenze. La prima persona a cui il cittadino si rivolge è che la prima persona che fa parte dello Stato è che incontra, certo, che lo può aiutare, quindi è importante che sia immediatamente pronto. Sì. Le faccio conoscere grazie anche tanto. Le altre realtà. Prego. Grazie. No, grazie a voi. Che qualsiasi cosa fuoco da Sinonita è bellissima, una figura. No, e lui è bravissimo. Fuoco della Sinonita. Eh sì, cioè gli affidiamo i nostri figli. Poi c'è un orgoglio su Facebook. Spesso posta le foto di quello che sta preparando la campagna. Un orgoglio alloggi, c'è una manuteniamo il parco, comunque una serie di attività per i migranti, l'associazione italiana la mattina, c'è il parco sospeso, ci stanno offerto 3.200 parchi alle persone, soprattutto al Bauta, chi viene a mangiare può donare un pasto, 5 euro, e no, poi chi viene e ha le necessità di un pasto può mangiare. E questo da febbraio, circa un anno, abbiamo dato 3.200 pasti. Queste sono quelle iniziative che fanno sì che il nostro paese va avanti con la solidarietà nel volontariato. E purtroppo abbiamo molti problemi, invece la situazione locale che cosa possiamo aiutare? Mi devo spostare? Sì, la situazione che è fresca? È tutta quella condizione, la possibilità di lavorare, un foglio che abbiamo mai chiesto. Questa è la vostra però, forza è proprio questa. Poi è proprio un punto di riferimento del quartiere. Ci si passa il pomeriggio per andare a crescere a casa. Sappiamo che questi luoghi in cui la comunità del quartiere si ritrova. Questo è un quartiere, questo quartiere dove è molto vivo, io vengo da tanto matrimonio, vivo qua da 10 anni. Quello che ho scoperto di questo quartiere è questa forte realtà viva di associazioni di gente che si dà la mano, di mille opportunità, veramente io ho scoperto, mi trovo a fare l'intervento qui perché proprio ho scoperto una comunità di cittadini attivi che secondo me è un'esperienza unica anche a Roma, così a anche perché vorremmo fare tantissime altre cose belle, ma passiamo i tre quarti del tempo nella pulizia, fare la guardiania, cioè cose che veramente non vogliamo fare, che non ci competono e vogliamo fare altro. Con i nostri figli. Loro fanno una cosa bellissima, c'è il forno popolare, acceso la domenica, tu porti il pane la mattina di domenica e ti cuoci il pane al giorno. Io vado con i miei figli, facciamo il pane a casa, abbiamo imparato a fare il pane, andiamo, troviamo il forno a legna e facciamo il pane. Diciamo. Bellissimo. Sono cose fatte dalle persone, però purtroppo passiamo molta parte del nostro tempo a fare cose, a pagare anche multe, cose, una follia, invece di investire soldi che riusciamo a avere con i cittadini tra di noi, paghiamo le multe invece di immaginare progetti, idee. Dove andiamo? Grazie. Ora vi faccio conoscere. Abbiamo battuta per il PG. Presidente, potremo insieme portare avanti nel futuro. Si aspettava di trovare una situazione così paradossale nella gestione del verde della capitale? No, io pensavo che tutte queste iniziative non potessero che essere accolte anche dall'amministrazione con la piena disponibilità. E mi vengono invece rappresentate delle difficoltà e noi ci interesseremo proprio per vedere di far sì che lanciati prendiamo il potere di questa
bellezza del territorio e soprattutto della gente. Vi faccio una domanda anche per loro, non so se vi serve su Zingaretti, sulla prossima, sull'appoggio di l'EU alla candidatura. Adesso io penso che in giornata si considererà questa trattativa. Io ho avuto un mandato e concluderemo certamente io spero positivamente questo punto secondo il quale diamo appoggio alla lista di Zingaretti. Comunque avrete notizie in giornata. Grazie. Quotidianamente più nel nostro territorio, però la rete è fitta e quindi vi diamo una mano. Abbiamo lavorato insieme a un campo di volontariato internazionale. Tu sei il nostro responsabile di 15 ragazzi che non hanno potuto avere abitudini. Responsabile di cane? Sono molto giovane. Non voglio. Molto voglioso di fare. Un'altra di quelle realtà fondamentali. Quindi Roma 70 non dorme. Assolutamente. Grazie ragazzi. Ora le vorrei far vedere una storia un po' particolare di questo parco. Allora, anche dal punto di vista della sicurezza del camminare, ma siamo al paradosso. Questo è un fatto. Stai considerando la cura, sì. Sì. Non so se c'è la volontà di uno, però c'è proprio la volontà di uno. Non è la paura di uno. La riantumazione ed è un'area molto bella, un giardino giapponese, questo è il legambiente, sì. Tommaso hanno fatto una cosa abbastanza, hanno tagliato tutti gli alberi che hanno stato li hanno lasciati solamente legati per un centro. Questo è noi che facciamo per farlo, abbiamo risolto il problema. Ma possiamo fare pure le girelle? Quando sono andate pure gli altri, quello è un altro colore. Diciamo, quello il ferro con l'arancione non va bene. Allora, queste due perché se no fa nero. Ma è brutto, non riesco neanche a colorare. Valerio lo fa apposta perché vuole quello grande. Noi abbiamo fatto un progetto con loro. Noi abbiamo fatto il punto è che se tu non hai una collaborazione con le istituzioni, poi tutto diventa macchinoso. Noi abbiamo fatto quelle sedute per poter avere questa nostra terrorismo, ma poi per poterla mantenere, se tu vuoi essere più presente ogni volta, come faccio a decorare se mi devo chiedere a tutto? Io credo che alla base ci deve essere un ragionamento condiviso tra, in questo caso, noi e l'amministrazione. Condividiamo un prezzo, che è quello che abbiamo, ci sediamo un po' in cui parliamo, perché ci sta che io ti chieda delle cose che non sono realizzabili, o che sono una fantasia. Ci sta tutto, mi diceva prima Cristiano, non abbiamo la verità in tasca, però tra la verità e il nulla c'è un mare di cose che si possono fare. Allora noi non chiediamo un miracolo umano, noi abbiamo chiesto di sederci a un tavolino e di ragionare sul progetto, non accettiamo un no così senza dialogo, piuttosto noi continueremo ad essere abusivi, io continuerò a rischiarmi alla giunta penale, la chiameremo per caso, vi chiameremo. Però non è tollerabile. Grazie. Eccoci.
ognuno, abbiamo ad esempio una scuola civica. È lo stesso programma. Lo so, sì, perché e infatti noi abbiamo aderito da subito formalmente al processo, perché crediamo tantissimo nell'importanza che forze civiche non partitiche si uniscano in questo processo e portino anche un modo nuovo di parlare ai cittadini, temi diversi, con sensibilità diverse, perché non essendo di partiti abbiamo per forza sensibilità diverse, vanno messe insieme e aggregate. Nicola per esempio fa una battaglia sulla vita autonoma, il diritto dell'assistenza autogestita, che lui conduce, lui è il vicepresidente. Presidente. Guido, che fa tutta una battaglia sulla trasparenza. E sulla legalità. E noi siamo tra l'altro fra le associazioni che partecipano al processo del FOIA, Freedom of Information Act. Lo utilizziamo, scopriamo anche delle cose interessanti, tipo che non era vero che all'ADAC c'erano i ricorsi dei dirigenti ma soltanto dei funzionari. Soprattutto abbiamo una scuola dove insegniamo i cittadini a usare tutti questi strumenti, perché per noi è importantissimo che i cittadini conoscano, siano informati per poi poter utilizzare giustamente e in maniera opportuna i propri diritti e accedere anche per esempio come si fa ad adottare una panchina. Bisogna sapere come funzionano le istituzioni, come li usano. Esatto. Abbiamo per esempio invece una campagna contro la violenza delle donne che facciamo ogni giorno sul web, lo so bene. Abbiamo ogni giorno mandiamo un messaggio sul web, noi siamo nati sul web come associazione, da un sito web, poi ci siamo invece strutturati. E ora stiamo per aprire un centro, uno sportello di violenza contro la violenza delle donne. Insomma, abbiamo vari temi che vogliamo portare al nostro progetto e siamo veramente contenti di e noi saremo anche questo giovedì in municipio per protestare per una pozzanghera che impedisce ai negozi di casa. Ma davvero? Pensi, voglio dire. Siamo sul territorio. Arrivederci Presidente. Grazie tanto. Grazie. Presidente.